caso che sei così in casa, stai andando in bagno, stavi giocando a Zonomali, il televisore si accende da solo. È come se fosse The Ring. Escono i personaggi dal televisore, entrano in casa tua e non lo so cosa potrebbe succedere. Ditemelo voi nei commenti, voi che cosa fareste. Lasciate mi piace e iscrivetevi al canale perché oggi andremo a vedere delle cose allucinanti. Stai dormendo in camera, nel tuo lettuccio, entra lo zookeeper, il guardiano dello zoo, insieme ai suoi gattini, ai suoi koala. Ma che dolcezza, era proprio l'accoglienza che volevo durante il sonno, mi volevo proprio risvegliare così oggi. E voi? Quello zookeeper ha la mia stessa maglietta, ma aspettate. Wow. Anyone? Così, semplicemente al parco incontriamo un gatto mutante dal vivo. Meno male che aveva la pistola spara tutto. E se invece che a casa lo zookeeper vi venisse a trovare anche al parco? Lo so ragazzi, stanotte avrete gli incubi, sognerete le peggio cose. Non pensateci, è tutto finto. Certo, come no. Questi ci stanno cercando nel parco. Noi dobbiamo nasconderci sopra gli alberi, c'è il percorso avventura, lo voglio fare. A questo punto credo che non uscirò mai più di casa. E se invece riuscissimo a fare una trappola nella vita reale e a catturare un mostro di Zonomali? Beh, penso che se mettessimo le giuste cose, ad esempio delle banane per la scimmia, ce la potremmo fare. Una bella rete, la buttiamo lì la bananina e mentre sta per entrare, tac, presa! E se riusciste a catturare anche il guardiano dello zoo? Oh mio Dio, uno contro uno, uno versus uno, nella foresta a mani nude, pericolosissimo. Aiuto, no, non ci voglio credere, non ci voglio credere, lascialo. Forse lo può stordire. Alla pistola, alla lampadina. Colpito in pieno. Ma ora che li catturano, secondo voi che cosa ci fanno? E aspettate perché questo creator, questo youtuber è riuscito a trovare su GTA 5 Godzilla versione Zonomali. Lo so, è incredibile, ma fidatevi di me, guardate che gigantesco mostro, enorme, è il guardiano dello zoo versione Godzilla, è enorme, guardate la sua schiena, la sua faccia, ha anche il cappellino, ha anche la maglietta, è spaventoso. Oh mio Dio, immaginatevi siete sulla spiaggia e arriva lui, che cosa fareste? Come vi comportereste? Butta giù gli elicotteri con uno sputacchio, distrugge tutto col suo mega raggio laser, diciamo che è abbastanza pericoloso, forse non posso andare neanche più al mare. E se invece incontraste i personaggi di Zonomali ma su Among Us e se addirittura voi li poteste usare, sareste dei killer perfetti, bravissimi, super killer. Chi fareste fuori per primo? Andiamo a vedere insieme Zonomali su Among Us. Come sarebbe il personaggio e come agirebbe se dovesse essere l'impostore? Avete visto? È stato portato sottoterra da uno zombie che gli ha rubato la faccia. A quanto pare ce l'ha ancora. Meno male, poverino. E forse ce la vuole togliere a noi. Non spaccare tutto. Adesso il nostro impostore dovrà sabotare tutta la partita. E qua c'è Bobby Berag di Poppy Playtime e lo Smiling Critters. Ha ben 5 hamburger, ma non ne vuole cedere nemmeno uno. Diciamo che questo gattino di Zonomali ha le unghie molto affilate. Si è mangiato qualcosa, meglio di nulla. E adesso da gatto a gatto, gatto banana. Vediamo come si comporterà con lui. Sta facendo un castello di sabbia. Dove va? Lo devi ammazzare! Dove vai? Forse sta cercando l'oggetto perfetto. Un frisbee. Fa il bulletto! Scrivete, non si fa il bulletto nei commenti. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ha tirato fuori. Oh oh, mi sa che adesso diranno tutti che è stato il gatto banana perché gli hanno visto un coltello in mano, ma lui voleva solo vendicarsi perché gli è stato rotto il castello di sabbia. Addio. Non era l'impostore, ragazzi. Vabbè, non importa. E adesso? Si chiede, sarà mica lui? No, non sono io, non sono io.
Sono già stanchi? Ehi, qui bisogna correre, gattino! Ha saltato come una cavalletta! Ha tirato anche lo sciacquone, povero Scribbly Toilet! Addio, il corpo è qua! E adesso dobbiamo andare a killare tutti gli altri. Ci sono Dog Day e Dog Day versione Mommy Long Legs. Sono super innamorati, gli ha dato un ossino. Vattene da qui, qui noi stiamo amoreggiando. Già morto? Così facilmente? Hai le unghie avvelenate, caro gattino di Zonomali, perché come fai a far fuori tutti così in 3 secondi? Aspettate, c'è il guardiano dello zoo di Zonomali. Io avrei paura, sinceramente, di quella bocca, eh? È complice! Era complice! Impostori, entrambi d'accordo. Ma adesso c'è la vendetta dei crewmate contro i mostri di Zonomali. Andiamo a vedere come li farà fuori tutti, dal primo all'ultimo. Gli ha messo un dito al posto della proboscide. Non voglio sapere dove è entrata, non voglio saperlo, scrivetelo voi. Una cannuccia come arma? Cosa ha pescato? Ha tirato fuori il pesce! Fuori dall'acqua muore automaticamente. That's quite big. È veramente grande. I like this. This is cute. I want this inside of me. È cute? Lo vorresti dentro di te? No, non lo dovresti volere dentro di te. Aiuto. È diventata una mucca di Minecraft. È una faccina? Uguale. Boom. Ma ci sono altri mostri da far fuori. E il nostro crewmate rosso, l'impostore, troverà sicuramente dei modi per killarli. Vuoi giocare? Notte, giorno, notte, giorno. Xbox tagliato a metà. Questo l'avevamo visto, però io gli ridarei un'altra guardatina, perché non è male. Bisogna vedere tutti i mostri oggi. Li guardiamo dal primo all'ultimo. È diventato una palla da basket, poverino. Ha anche vomitato. Che schifo. Questa è la giraffa. Ha scrocchiato tutto il collo. L'ha fatto tornare normale. Non l'ha ucciso. L'unico che non ha ucciso. Lo struzzo. Ecco, ha preso una pedata nella zona d'ombra. È diventato un pollo arrosto. E lui non ha ancora capito che mostro sia. Però gli ha disegnato gli occhi. Se li meritava. Se li meritava, io non lo so. Che mostro è? Testa di Stonehenge. Questo me la ricordo. Tutti a flexare la mandibola. Super Giga Chad, mi raccomando. E adesso serve anche qualche creazione, perché ci sono le nuove zone di Zonomali che ancora non abbiamo visto. Ne abbiamo viste già tipo 6 o 7, credo, ma ci sono quelle super nuovissime. Quindi progetto in 3D al computer e poi realizzato nella vita reale. Voi fatemi sapere nei commenti se adorate i Lego proprio come me. Se avete dei Lego, fatemi sapere quali nei commenti. Se non li avete, ditemi quali vorreste. L'unica cosa che non potete dirmi è: non conosco i Lego, perché sennò dove vivete? Cioè, vivete sul pianeta Terra? Guardate tutti i mostri fatti con i vari tassellini dei Lego. Questo è tutto un progetto 3D fatto al computer, come vi dicevo prima, perché ovviamente prima bisogna fare un progetto, altrimenti così fare a caso è molto difficile e complicato. Ed eccoli qua, finalmente finiti e completi. Sono le nuove zone che ancora non erano mai state create. Sono bellissime. Voi fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la zona che piace di più a voi tra tutte quelle che andremo a vedere adesso. Secondo me ce ne sarà una che spicca tra le altre, perché è sempre così. Eccolo il mostro strano che io non capisco che cosa sia, ancora non l'ho capito. Ditemi voi che cos'è, che animale dovrebbe essere questo. Cioè, non è che anche quello prima io l'abbia capito particolarmente. E qua abbiamo l'elefante, questo ce lo ricordiamo, è l'elefante, e qui stiamo scappando dalla gabbia con il nostro lucino in mano, che a quanto pare non ci è servito a nulla. Forse la lampadina si sarà esaurita, chi lo sa. Voi lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti qual è il Lego che vi è piaciuto più di tutti. Ciao!